Ciao ragazzi, siamo nel City Gorilla, esperti del fitness. Oggi qui in palestra da noi siamo pronti per fare un allenamento di spalle. Non vi servirà niente se non magari un muro e la vostra forza, quindi un workout comunque abbastanza avanzato. Smartphone di fianco a voi, 10 secondi, 9, 8, ci siamo ragazzi. Primo esercizio, handstand push up. Muro, quindi 2, 1, via. Muro e si va, verticale, via. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8 ragazzi. Adesso abbiamo quasi un bel minuto di pausa comunque, quindi possiamo riposare, possiamo addirittura andare a bere, possiamo fare quello che vogliamo perché comunque un minuto è tanto, però dobbiamo tenerci le energie per i prossimi esercizi. Adesso abbiamo back shoulder 12 back ripetizioni. Mettiamo a terra. Questo qui è un workout magari un po' più tecnico, capito? Non è per tutti. Se non riuscite a fare questo workout, abbiamo fatto altri miliardi di workout per le spalle. Qui già dovete comunque saper fare i piegamenti in verticale. Se non riuscite a fare i piegamenti in verticale, li dovete imparare, ragazzi. Ci siamo, eh? Mancano 10 secondi, quasi. E siamo pronti per fare... spingere bene via il pavimento. Sì. Sentire con bene le spalle, anche in questo modo proprio. I deltoidi posteriore. 2, 1, via. 1, via. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, ragazzi, abbiamo 40 secondi, anche qua riposiamo, mi raccomando. Cosa abbiamo adesso? Adesso abbiamo camminata, tosta, camminata a muro, quindi qua questo workout allenerà tantissimo anche i vostri addominali, oltre che le vostre spalle, renderà le spalle molto più forti, molto più in salute. Ci siamo, eh? Che qua mi raccomando, camminiamo. Per salire sul muro, scendere e salire camminando, semplicemente facendo scivolare appunto i piedi sul muro. Teniamo il peso al centro della mano. Ci siamo, eh? Quanto manca? 5, 4. Non riusciamo a salire. 3, 2, 1, via. Ok, andiamo qui, ci portiamo in verticale. 1. Ok, andiamo più. 2. Ok. 3, ne manca uno. Ok, e l'ultimo. E 4. Ok. Qui ovviamente fate quello che riuscite, cioè potete andare più avanti ancora o più indietro ancora o anche meno, insomma, in base al vostro equilibrio, alla vostra propriocezione, ok? Come avete visto qua senza pesi alleniamo tutto il corpo, quindi il corpo deve diventare proprio una macchina. Non so, reverse plank. Siamo, questo, esercizio sottovalutato, sì, ma molto tosto per le spalle posteriori e non solo. Questo esercizio andrà proprio a contrastare anche la vostra cifosi, comunque un po'. 5, 4, 3, 2, 1, via. Ok, 30 secondi di lavoro, quindi qua teniamo, mi raccomando, e ci siamo, forza. Guarda, quindi abbiamo un sacco di lavoro di isometria per le spalle, che è fondamentale. Teniamo, forza, forza. Ci siamo. Mancano 10 secondi, non molliamo. Forza. Ci siamo, ci siamo. Teniamo, teniamo, forza. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ora 30 secondi di pausa e ora pike push up. Pike push up. Ci siamo. Anche questo, mi raccomando, bisogna spingere verso il sedere e non verso l'alto, Di lato. Sennò diventa un piegamento fatto male. Metto di lato così lo potete vedere meglio. Potete proprio sentire le vostre spalle. Quando fate il pike, sbilanciatevi tanto in avanti e spingete verso il sedere. 5, 4, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. Anche questo qui è molto sottovalutato come esercizio perché comunque è facile farlo male, è facile aprire i gomiti, è facile spingere verso l'alto, è facile non sbilanciarsi, quindi qua bisogna dedicare del tempo a migliorarlo questo esercizio. Quindi
sbilanciarsi tanto. Quando lo davanti. Fate bene, si sente subito la spalla a lavorare bene. Sì, sì, sì. Perché proprio qua è un bel lavoro. E poi vi darà un sacco di forza sulle spalle che neanche immaginate. Okay. Anche con i pesi. Lunch lean adesso. Ci siamo, tenuta. Secondi. Forza. Ora. Semplicemente. Qui. Posizioni push up e sbilanci, però in ci sbilanciamo un po' in avanti. Tre, quello che riusciamo, ovviamente. 2, 1, via. Anche qua, più vi sbilanciate in avanti e più diventa difficile. Quindi l'obiettivo è proprio cercare di sbilanciarsi più possibile in avanti. Ci sarebbe anche il discorso della hollow, ma adesso non ci interessa, quindi adesso dovete solo sbilanciarvi. Forza. Dai, 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 teniamo, teniamo. Ok, mancano 10 secondi, eh. Forza, forza. Ci siamo quasi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok. Adesso siamo pronti per l'ultimo esercizio, ragazzi. Plank. Anche qua, plank sottovalutato. Anche qua. Vogliamo fare un minuto, magari, c'è di plank. Un minuto finale di plank. Un minuto di finale di plank per distruggere il vostro addome e le vostre spalle. Minuto finale. Questo qui è anche un esercizio veramente ottimo per rinforzare il vostro corpo, il vostro core. Ci siamo, eh? Dai, dai, tanto è l'ultimo esercizio, forza. 5, 4, 3, 2, 1, via. Ok, posizione, ok, ci siamo, eh? Un minuto è veramente poco, quindi dobbiamo resistere. Un minuto non è niente in confronto alle 24 ore che passiamo durante la giornata, quindi ci siamo, dai. Ovviamente chi riesce a fare dei piegamenti in verticale alla parete è in grado di fare un minuto, quindi non si può mollare, forza. Ci siamo, teniamo, manca 30 secondi e abbiamo finito, eh. Dai, forza, forza, spingiamo bene il pavimento. Se in questo momento state soffrendo, siete qui apposta, quindi mi raccomando, siete qua per soffrire. Quindi dovete proprio abbracciare questo dolore, forza, 10 secondi, ci siamo. Manca poco, dai, ultimo sforzo. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ragazzi, workout finito. Se volete riposate magari un paio di minuti, lo fate per altre tre volte, se no potete combinarlo con gli altri workout. Vi ricordiamo che su MyProtein abbiamo il massimo degli sconti con il codice Gorilla, la migliore integrazione sul mercato. E abbigliamento anche. Abbigliamento per allenarvi, fate un giro sul sito. Iscrivetevi al canale perché diamo workout gratuiti ogni settimana e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao. Ciao. Qualsiasi sia il tuo livello, disciplina, forza, estetica e prestazione. Sì, un vero gorilla. Perché l'obiettivo da noi rimane il risultato.